dal vicepresidente del Consiglio Gianni De Michelis la prima guida ragionata alle discoteche d'Italia. Cosa c'è lì? Silvio B. Bisignani, maestri muratori. Il nome del progetto è Cattedrali nel deserto. Vi faccio un unboxing di un pacchettino che mi è... Pacchettino, insomma, pacchettone, paccone. Questo pacco è come il pacco di Rocco Siffredi, cioè un paccone. Quindi venite su Twitch a vedere il paccone. Capito? Ce n'è qua, ce n'è. Perché poi qua chiudo, taglio, chiudo i rubinetti, stacco tutto e questo lo apro solo... Cazzo, non ho preso il coltello! Lo aprirò con i denti. Carta canta! Insomma, Cribio, mi muovete ad arrivare o no? Il vostro Silvio non è qua tutto il giorno, eh? Insomma! Forza! Se no lo apro e vaffanculo, eh? Cioè, poi non mi venite a dire no, non c'ero. Intanto vi trattengo con un paio di news. Vi intrattengo con un paio di news che sono... Grande 80 che sei arrivato su Twitch. Ma scrivete, voi quando entrate su 80, scrivetemi ciao. Va bene anche solo ciao. Perché... Ciao Sara, oh bravi, minchia Twitch è pesante a livello di dati, mi lagga assai. Madonna mia, che ho fatto di male? E certo che è pesante, perché il Gonz è pesante nonostante la dieta. Bloodbuster, esatto, Bloodbuster, un'istituzione in questo paese ormai. Insomma, mi muovete muovere o no? Allora basta, chiudo la live su Instagram perché mi sta distraendo. Boo! Vi aspetto su Twitch. Posterei lo sticker dell'alieno. Bisogna farlo qua, lo sticker dell'alieno. Brava, mi hai dato una bella idea, grande. Comunque, intanto che aspettiamo di fare l'unboxing di questa meraviglia, che pesa veramente un botto, non lo appoggio, l'appoggio nella mensola. No, non l'appoggio nella mensola perché la metto qua. Guardate, sponsored by. Facciamo l'aperitivo intanto. Analcolico, eh. Oh, grande Luca Carda. Grande, grande. Allora, bravi che vi siete fatti Twitch e siete iscritti. Intanto che aspetto che si colleghi qualcun altro per aprire il pacco che vedete qua dietro, cazzeggiamo e ci raccontiamo un po' di... un po' di cose che riguardano un po' l'horror. Allora, notizia di oggi, fantastica. È incredibile, è uscito il titolo del film, nuovo capitolo della saga Scream, che uscirà nel 2022. Il titolo è, rullo di tamburi, Scream. Incredibile ma vero, ragazzi. Il nuovo capitolo di Scream si chiamerà Scream. Io non lo so come fanno certi creativi a... partorire delle idee così, così fighe, così innovative. Complimenti, complimenti. Soprattutto complimenti ai magazine online che hanno deciso di farci pure una notizia su questa cosa. Sapete la disperazione che c'è in giro per avere 4 click di merda, pubblicità, non pubblicità, eccetera. Questa è la situazione, ragazzi, purtroppo. Viviamo in un mondo assurdo. Un'altra notizia bomba, e questa è una notizia bomba incredibile che non l'ha detta nessuno in Italia, ve la dico io per primo, non ve la do per certa, ma vi dico quello che possiamo aspettarci. Il merito di questa notizia va tutto al mio amico Dante Lucifero,
che è sempre lì come un falco a cercare cosa uscirà, cosa non uscirà. Ha scoperto da un articolo inglese, insomma, in inglese, che Koch Media ha acquisito i diritti di Come True, il film di Anthony Scott Burns, che io tanto idolatrato dopo averlo visto al Trieste Science Fiction Festival. Arriverà in home video, perché hanno comprato i diritti per la distribuzione. E come sapete, Koch Media è di Midnight Factory. Quindi io non vi ho detto nulla. Cioè, scusate, Midnight Factory è di Koch Media, l'etichetta Midnight Factory. Io non vi ho detto nulla, non c'è nulla di ufficiale, però insomma, questo grandissimo film che io considero attualmente il miglior film che ho visto, il miglior film horror che ho visto nel 2020, arriverà probabilmente in un video, probabilmente, quindi non lo do per certo, ma lo do per come intuizione mia, o anzi intuizione di Dante anche, anzi di Dante, arriverà con Midnight Factory. Quindi grandissima notizia. Grandissima notizia, ragazzi, è un film incredibile. Un film incredibile. Comunque, adesso possiamo, perché poi non è che possiamo passare qua la serata a aspettare che qualche disperato si colleghi. Proviamo ad aprire sto pacco. Madonna, che groove, ragazzi, che groove. Va bene, dai, apriamolo. Oh, quanto pesa! Ma come cazzo lo apro che non mi sono portato una forbicella, un coltello? Lo aprirò con la penna, sperando di non sporcare. Ok, ce l'ho fatta. Oh, è sigillato, eh. Questo è un vero unboxing. Questo è un unboxing original. Faccio vedere che lo sto aprendo, vedete, con la penna. E voilà! E voilà, cari amici di Twitch, miei unici veri amici, più amici dei miei amici veri. Grazie, grazie di tutto. Grazie di esistere. Chi canta? Sono i miei amici Mani Pulite, gruppo rap. Vatteli a cercare, li trovi anche su Spotify, io li sto ascoltando. Oh, vi faccio vedere l'interno, ragazzi. Facciamo l'unboxing come si deve. E signori e signori, ecco a voi il lotto numero 5. Togliamo cose. Un volantino bellissimo dal 1999. Il negozio di riferimento per gli amanti del cinema di genere. DVD, Blu-ray, libri, riviste, poster, manifesti, colonne sonore, action figure, gadget e t-shirt. Compravendita usato, via Castaldi 21 Milano, info@blockbuster.com, se volete scrivergli. Chi canta? Ho detto Mani Pulite, si chiamano Mani Pulite. Fico, andiamo avanti. Vi faccio un unboxing molto lento, è molto... Mamma, che bello! Ah, bello, guarda, qua c'è un Deplian di questa Sklebetz, che è un'etichetta che fa le magliette con sui registi horror, thriller horror, vedete? Hitchcock, Dario Argento, John Carpenter, Lamberto Bava, Lucio Fulci, Quentin. Cioè, insomma, un'idea molto carina. Poi, primo libro. Primo, cioè sono due libri. Primo libro
Il gatto nel cervello di Lucio Fulci è un bel libro su Fulci, mamma mia che figata. Anche voi hanno usato i libri? Ah, molto carino. Attenzione, questo tranquillo signore ha un gatto nel cervello. Vediamo, adesso vi faccio vedere un po' l'interno. Ah, bello, guarda. Vediamo se riesco, senza sgualcirlo troppo, farvi vedere che ci sono le foto. C'è scritto, ma c'è anche tanta... Qua ci sono, bello qua, guarda, c'è anche una sceneggiatura. Questa è una vera sceneggiatura, penso, del film. Di questo film, penso. Che figata. C'è un bel pezzo, c'è un bozzetto di Enzo Sciotti per la copertina. Insomma, è molto bella la... È molto bella l'edizione, è proprio curata. Figo. Fighissimo, libro su da prendere, assolutamente, 20 euro, lo appoggio qua un attimo. E poi, cazzo ragazzi, qua c'è un mega bestione, qua c'è un mega bestione ragazzi, guardate. C'è un mega bestione, che non so se riuscirò a tirarlo fuori così. Eccolo qua, allora... Eccolo qua, il dizionario dei film horror, nuova edizione ampliata, 1100 pagine, oltre 4000 titoli, come potete vedere. Blockbuster, tutti e due sono libri di Blockbuster, mamma mia, ditemi un film, così vediamo se c'è, beccheremo sicuramente uno che non c'è. No, non lo so sinceramente quanti sono i film horror nel mondo, qualcosa sicuramente mancherà, però sto vedendo che veramente c'è persino All l'Abisso, che è uscito da poco. Mi facevano notare oggi su Facebook, vediamo se l'ordine, allora, ABC, D, F, G, E, F, andiamo alla F, spostiamolo, che figata, vero? Adesso vi cerco un film che veramente è... Voglio vedere se c'è, perché non deve ancora uscire. No, vabbè, sono troppi. Comunque è chiaramente scritto in piccolo, perché ci doveva stare il mondo. Vi faccio vedere com'è dentro. Vediamo se c'è un titolo famoso da inquadrare, perché ci sono tutti i film, anche quelli più sfigati. Duel, per esempio, ecco, Duel. Vediamo se riesco, perché la Duel, purtroppo la telecamera non della webcam non mette a fuoco così da vicino questi. La prima edizione non so quando è uscita, però questa è veramente è la versione aggiornata. È scritta da Rudy Salvagnini, che è sceneggiatore di fumetti, ha scritto centinaia di storie per Topolino, Il Giornaliero, Il Messaggero dei Ragazzi, Lancio Storie e molte altre testate, critico cinematografico che collabora con Segno Cinema e My Movies, e ha scritto altri libri che non sto a elencarvi, e anche dei romanzi, e le prime due edizioni del dizionario dei film horror. E qua, tra l'altro, cioè dietro vediamo il fantastico Fantasma dell'Opera con Lon Chaney, quello muto dovrebbe essere questo, quello muto, che tra l'altro mi manca, me lo voglio accombrare. Madonna mia, che beddu!
Mamma mia, è grossissimo, pesa una cifra, guardate che bestia. Pesa una cifra, infatti non lo appoggerò sulla mensola sfigata dove se ci appoggio qualcosa. Aspetta che lo giro così, guarda. Oppla! Anzi no, così. Ah! Porco Giuda. E niente, ragazzi, questo è un unboxing felicissimo per me. Ciao figlio di zombie, ti sei perso l'unboxone, l'unboxone. Adesso facciamo un video ASMR con le plastichette del coso. Siete pronti? Aspetta che abbassiamo la musica. Facciamone uno fatto bene. Ah, va bene, a parte queste cazzate qua. Grande giornata, perché ieri mi sono arrivati i film della Universal. Mi è arrivato The Lighthouse alla Universal e Tiger Are Not Afraid di Midnight e The Boy 2 di Midnight. E poi oggi i film di e i libri di Broadbuster, che sono veramente una bomba. Quindi grazie a loro, grazie a voi, grazie al cazzo. E niente ragazzi, Broadbuster, se venite a Milano, adesso vabbè siamo in lockdown pesante, quindi però veramente Broadbuster è qualcosa di... Quando io andavo da Blockbuster tanti anni fa, esisteva 20 anni, quindi considerate che ero tipo giovanissimo e c'erano ancora le VHS all'epoca, c'erano già i DVD mi sembra, boh sì, e era piccolo, era un 20 metri quadrati perché appunto... nato così, adesso è un po' più grandicello, è figo, è pieno di roba, zeppo di roba, trovate magliette, film usati, film nuovi, uscite, libri, loro stampano anche i libri, come potete vedere sono da un po' di anni editori di libri e questi libri qua sono fighissimi raga, sono fighissimi, soprattutto questo, guarda. Visto che c'è fin con gli zombie, parliamo anche di questo, che non è di zombie, però Fulci è un grande nell'ambito degli zombie. Questo è un libro sul film Il gatto nel cervello. Ci sono interviste, ci sono foto, dicevo, ci sono anche sceneggiature. C'è stampata proprio la sceneggiatura. Ah, guardate che bello questo. Che figata. Ci sono le locandine del cinema. Aspettate. Quindi un gatto nel cervello. Ah, figata. Che bello, ragazzi. Che libro. Che figata. Ovviamente la copertina è di Enzo Sciotti. Sono fighissimi, raga. Se li comprate, taggatemi. Così almeno sanno che li avete comprati grazie a me. In realtà li avete comprati. Grande chi si è abbonato 4 mesi. Watch film. Ma quanto ti voglio bene. Ma poi dove cazzo eri? Ma scusa. Ma dove cazzo eri? Ciao, Davide! Ciao, grande, che ti sei abbonato 4 mesi. Minchia, almeno non ci pensi più. Perché devi avere pure... ti ha lasciato la fidanzata. Già il cane ti è morto. Già il lavoro ti hanno licenziato. Già ti sono arrivate tutte le multe che non hai pagato, arretrate, da Equitalia. Almeno non ci pensi.
già la tua vita è un disastro. Almeno ti sei abbonato al canale di Non aprite questo blog e non ci pensi più. Un pensiero in meno, dai, dopo tutti questi casini. Dopo tutti questi casini che ti sono successi. Ovviamente sto scherzando. Nulla di tutto ciò è mai accaduto, perché seguire Non aprite questo blog porta bene. Ascolta popolo, abbonatevi a NQB e lasciate stare Netflix di merda. Esatto. Ma sì, infatti Netflix potete anche toglierlo. Guarda, a proposito di Netflix, ho voluto finire questa benedetta serie che si chiama Paranormal, di cui posso parlare bene di alcuni aspetti senza spoilerare. È una serie che mi aveva intrigato nelle prime puntate, mi aveva intrigato il trailer, ma alla fine si è rivelata per quello che è: una fottuta serie di merda. Nel senso, non perché è una serie di merda, ma perché tutte le serie sono di merda, hanno rotto i coglioni. Io non ne posso più delle serie TV, non ne posso più, perché il brodo le allunga, è troppo allungato il brodo, è troppo allungato, ha rotto i coglioni. Questa è una serie intrigante per l'ambientazione, perché è ambientata in Egitto, il protagonista è egiziano, c'è tutta una cultura differente e quindi per un po' ti tira anche in mezzo. È intelligente anche come è stata sviluppata tutta l'idea, ma poi alla fine ti rompi anche i coglioni a guardare 6 episodi, e sono stati anche bravi che ne hanno fatti solo 6. 6 episodi di una serie che veramente, cioè, adesso mettiamo la musica, questo pezzo mi esalta. Breaking Bad è un'altra, ecco, Breaking Bad che è una serie, sì, beh, dici pure la tua opinione, intanto ti dico la mia. Che Breaking Bad io sono diventato matto per quanto mi aveva preso bene, ma alle ultime stagioni sono una rottura di coglioni. Cioè, le guardi solo perché le altre erano molto belle, ti avevano esaltato, e dici ok, adesso quando arriva la figata, non arriva mai, 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 mai. Capite? Ma porco zio, ho fatto l'unboxing prima e non c'era nessuno, adesso state arrivando. Speriamo che mio figlio non stia dando fuoco alla casa. Comunque, ieri mi ha insultato uno su YouTube. Invece la regina di scacchi è veramente stupenda. Mi manca l'ultima puntata, bellissima, ovviamente non è horror. Può essere che sia stupenda, nel senso che io non escludo, cioè, come insegno sempre a, almeno io cerco di trasmettere il mio credo. Il mio credo è non avere continui pregiudizi, quindi non dico che non ci sarà mai una serie TV bella, o che non ce ne siano state. Twin Peaks era bellissima, e ci sono altre che erano così così, altre decenti. Quello che vedo però, la tendenza è che sono, essendo tutte fatte per una questione puramente commerciale, cioè per tenere lo spettatore lì incollato, sono fatte con un intento diverso da un film, è difficile che siano belle. Quindi la mia regola di 2 stagioni rimane tale, è rimasta tale, quindi la seconda mi sono bloccato per 2 settimane, poi sono riuscito ad andare avanti. Comunque, grande storia, personaggi di spessore, ma non è esente dai momenti ripetitivi fatti per allungare il brauz. Bravo. Ma vale la già guardata. La regina di scacchi vale la già guardata. Lei guarda più serie TV lei di chi le deve mettere su Netflix per lavoro. Cioè, io sinceramente sono felice di avere un po' questa imposizione di dover vedere sempre film, e mi piacciono, e non mi sento quasi mai di aver buttato via il tempo. Per esempio, se vedo un film che non mi piace molto, rifai l'unboxing. Sì, no, lo rifaccio per finta. No, non rimetto la roba nella scatola, però ve la faccio vedere sicuramente, perché è giusto anche, insomma, non è che posso sempre sperare che le persone iscritte al canale arrivino nel momento in cui faccio l'unboxing. Io faccio sempre
un intro con i video di uccisione di Jason, però non per aspettare che arrivi un po' la gente, ma però se uno appunto era sul tram, era su... Oggi è arrivato Small Soldier, grande, Joe Dante, e... quello lo voglio far vedere, cazzo, a Jonah, quasi quasi lo compro, guarda. E... non posso pretendere, uno magari è in macchina, sta tornando a lavoro o sta andando a lavoro, cioè, quindi quando, chi c'è c'è, quindi vi rifaccio vedere i prodotti, poi torniamo a parlare anche di altro, perché sono stato insultato su YouTube e vi voglio parlare anche di questo. Allora, nel fantastico pacco che mi ha inviato Bloodbuster, scusate se mi estendo troppo, ma meglio se non ve lo dico. Nel fantastico pacco che mi ha inviato Bloodbuster, che è un negozio che esiste da 20 anni, ma poi Tom mi ha regalato la TV nuova che è una bomba. Ma questa è una bellissima notizia. Il negozio Bloodbuster per il cinema di genere è un must, quindi se venite a Milano un salto da Bloodbuster, e quando andate dite sono venuto perché il Gonz me ne ha parlato e voglio assolutamente comprare, e comprate un film, c'è di tutto dentro. Oggi lo proviamo per la prima volta. Ah, mi raccomando, provatelo con la mia faccia dentro, con un mio video. Oh, ok. Allora, dentro al pacco c'era il libro Il gatto nel cervello di Lucio Fulci, di Fabio Melelli e Antonio Tentori, che Antonio Tentori è anche sceneggiatore. Fabio Melelli, scusate l'ignoranza, però comunque sono scritti qua, vedi, docente di storia del cinema italiano, cioè insomma non è che stiamo parlando, capito, di uno come me che non ne sa un cazzo, questo è un docente insomma c'ha la sua esperienza nell'ambito cinematografico, ha scritto diversi libri e cose. E poi Antonio Tentori, che ha collaborato con Lucio Fulci, quindi, e altri registi della Madonna, Lattanzi, Argento, D'Amato, che poi Bruno Mattei, eccetera. Insomma, quindi all'interno del libro, vabbè, viene analizzato sicuramente il film Il gatto nel cervello. Qualcuno mi ha detto, ma il libro parla solo del film del gatto nel cervello? Io direi che parla solo del film del gatto nel cervello, ma essendo il film Il gatto nel cervello un film che parla di tutto Fulci, di conseguenza anche questo libro non potrà che essere un'analisi. Sto andando per supposizione, ragazzi, questa è la mia idea perché non l'ho letto. Diciamo che il libro non può che essere una vetrina per quello che è Fulci come persona e artista cinema e cineasta. All'interno io sono spalmato sul divano e mi fa molto piacere. All'interno, come ho fatto vedere prima, trovate bozzetti di locandine fatti da Enzo Sciotti, foto da prese dai film, foto de, no, questa è sul set. Qua ci sono, aspetta, perché c'è anche della roba, questa per esempio presa dal film. Ah, qua c'è Fabio Frizzi, cazzo. Fabio Frizzi, ragazzi, è un genio. Fabio Frizzi, ci sono le interviste. E cavolo, attraverso queste si capiscono un sacco di cose. Le locandine di quando uscì al cinema. E poi volevo farvi vedere che c'è anche la sceneggiatura, delle foto della sceneggiatura, adesso quando la trovo, zio bello, eccola qua, con addirittura le correzioni a matita e penna, vedete, con le correzioni, questa è la sceneggiatura, penso proprio del film. Oh, guardate che bello, cazzo, le VHS. Tutte le edizioni delle VHS, della VHS Il gatto nel cervello, anche versioni penso giapponese o comunque asiatica,
Giappone, USA, 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 Germania, Germania, Italia, Italia. E ce ne sono anche nell'altra pagina, perché non pensate che... Oh, che figata! Mamma mia, che figata! Tutte le edizioni, ve le faccio vedere, non tutte, perché... Ma ci sono altre pagine, piene di edizioni strafighe. E anche i CD e gli LP. Cazzo, molto utile per chi vuol collezionare tutto di Fulci. No, questo è fantastico, da vedere, da leggere. Adesso inizierò pian piano a leggerli tutti. Altra pregeria che mi ha inviato Bloodbuster, che ringrazio col cuore in mano, perché da buona tradizione di film horror il cuore deve essere in mano sanguinante, è il dizionario dei film horror di Rudy Salvagnini, nuova edizione ampliata, questa è la seconda edizione, 1100 pagine, oltre 4000 titoli. Eccolo qua, è grosso, è gigante. Dietro abbiamo il fantasma dell'opera. Ogni scheda ha titolo, titolo originale, nazionalità, anno di produzione, regista, interpreti, durata, trama, commento critico, sequel e altri titoli della serie francese, stellette. Insomma, è una specie di Morandini o... È figo, cazzo. Cioè, diciamo che per me è un bello strumento, perché comunque a volte può essere molto più veloce che internet questa cosa qua, perché c'è tutto, c'è tutto, quindi ogni schedina è molto utile secondo me per non perdersi via troppo nelle ricerche internettiane, dove appunto alcuni siti hanno alcuni elementi, altri ne hanno degli altri, non sono tutti completi allo stesso modo. Lo userò sicuramente anche per le mie recensioni. E niente, questo costa 32 euro, ma è veramente una roba gigante, bellissimo poi come si presenta, lo immaginate dentro. Allora, molti hanno criticato bonariamente, senza, perché non stiamo parlando di persone incivili, la scelta di mettere la suoraccia di Denan come immagine della copertina. Allora, fossi stato io, chiaramente avrei fatto di tutto per scegliere qualcos'altro. Però secondo me ci andava qualcosa di iconico e di recente, che avesse una pila anche con un largo pubblico. Quindi io ora su due piedi faccio un po' fatica a trovare un personaggio che abbia la stessa fama della suora di Denan, che abbia la stessa presenza, perché possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma forse l'unica cosa che si salva di Denan è il personaggio della suora, cioè come è realizzato esteticamente. Il fatto che faccia paura è di per sé è oggettivo, no? Cioè non è... è il contorno che fa abbastanza cagare. Quindi io non lo so, se mi avessero detto ok, ma allora che cosa mettiamo come immagine? Non è così semplice, perché a quel punto avresti dovuto mettere una cosa... Grande ore d'orrore! Avresti dovuto mettere... ecco, ti faccio la domanda a ore di orrore, se è ancora collegato. Sto parlando del dizionario dei film horror edito Bloodbuster, no? Alcuni hanno detto, ah ma cazzo, proprio la suora di Denan avete messo, che Denan è un filmaccio. Io stavo appunto dicendo, è vero che Denan è un filmaccio, che tutta, diciamo, il mondo The Conjuring Universe, a parte appunto i due principali film, sono gli altri film fanno un po' cacare, però per fare un dizionario che esprima dei concetti che sono il fatto che abbia tutti i film, il fatto che abbia tutti i film fino al 2019-20, tutti questi concetti qua, e allo stesso tempo mettere un personaggio iconografico di largo respiro, cioè che tutti conoscono, che tutti comprendono, che ha molti fan, quale avreste messo voi? Io dico, non è così semplice.
perché non puoi mettere Freddy Krueger, non puoi mettere Jason, non puoi mettere i personaggi che fanno parte di uno scenario così antico, perché uno che compra il dizionario dice ma poi gli ultimi film ci saranno? Però appunto Orrore dice: io avrei messo La mano dei morti viventi di Romero, perché faresti una scelta diciamo classica, no? Perché appunto tu vuoi esprimere un concetto di, cioè vuoi far sapere: guardate che noi siamo esperti, non stiamo mettendo le cose a cazzo, quindi metti Romero, no? Così esprimi diciamo la tua competenza. Però cavolo, così sembra vecchio il dizionario, sembra che forse c'è solo la roba vecchia. E quindi effettivamente qual è il personaggio più famoso, recente e più conosciuto e più divide? La suoraccia, cioè adesso, poi per esempio anche Annabelle, però già Annabelle inizia a essere più vecchiotta. Comunque i ragionamenti di marketing possono essere 100.000. Sta di fatto che io comunque, questo è l'unico dizionario del cinema horror italiano, dei film italiano, quindi non è che hai scelta, quindi chi se ne frega se cosa c'è in copertina, che tra l'altro appunto la suora di per sé come personaggio è figa, è inquietante, come dice giustamente anche Ore di Orrore. Per il resto non penso che, cioè poi dopo appunto, io non l'ho ancora letto, poi magari dentro c'è scritto che The Nun è un film incredibilmente bello e il miglior film del mondo, allora lì possiamo anche discutere, ma io non credo che sia così. Poi non ho capito se ci sono le recensioni. Commento critico, sì, quindi c'è un commento critico. Questo è figo. Ragazzi, un commento critico su ogni film, con le stellette. Io sono contrario alle stellette, però mi rendo conto che in un contesto del genere siano utili e anche molto difficili da applicare, perché cazzo, ci sono film talmente diversi tra loro che mettere le stellette diventa complesso. Io sono contrario, ma è una scelta editoriale mia, perché prima le avevo pure io le stelle, quindi, però ho deciso proprio di togliere, oh, che non lo rompere subito, ho deciso di togliere, però qua hanno una grande funzione, perché questo è una specie di manuale per navigare nel mondo dell'horror, molto utile per chi è agli inizi, molto utile per me che faccio recensioni, molto utile per tutti, persino anche per Alessio, se permettimi, se dimmi se mi posso permettere di dirlo, nel senso che nessuno di noi è Superman che si può ricordare sempre tutto, a maggior ragione se la quantità di informazioni è tanta, no? Perché ha visto tantissimi film e ne parla da 20 anni, e quindi è molto difficile tenere tutto a mente, quindi è uno strumento utile. Come dicevo, non sempre andare su internet a cercare le cose è comodo, perché qua ogni schedina c'ha un suo sistema, per cui appunto c'è anno, minutaggio, interpreti, registi, film collegati, sequel, prequel e spin-off, commento critico e le stelle, quindi è abbastanza comodo. È abbastanza comodo. Uno dice: ma adesso c'è internet, però guardate, adesso io poi magari lo userò e vi dirò se è effettivamente comodo, vi dirò se c'è scritto che The Nun è un bel film, o peggio ancora, se c'è scritto che come si chiamava quell'altro bruttissimo, il coso di Anna Grace, sì, l'esorcismo di Anna Grace, se c'è scritto che è bello, allora vuol dire, però non credo proprio, perché quello anche chiunque sa che è un film di merda. Ash vs Evil Dead, ma è una serie TV, non è un film, qui non ci sono le serie TV, e non è così di successo, nel senso che ricordiamoci che Ash vs Evil Dead è molto di nicchia, quindi non prende tutto, non è una roba che tutti sanno chi è Ash. Voi direte: ma cazzo, ma com'è che al mondo esiste gente che non sa chi è Ash? Se è per questo esistono anche i terrapiattisti, i congiuriani e quelli che vengono a insultarmi sotto i video.
Allora ritorno al pupazzo di Soma, è un po' vecchio, è vecchio rispetto alla... Comunque mi fa piacere che ne cioè, che cerchiamo di fare brainstorming su cosa avremmo potuto mettere sopra. Concordo sul fatto che forse nella vita c'è sempre una soluzione migliore a qualsiasi cosa, però non vuol dire che uno abbia sempre il tempo, le capacità e la voglia di trovarlo, quindi non si può neanche impazzire a cercare la cosa migliore in assoluto. Constatiamo tutti che comunque The Nun non è un grandissimo film e ci sta, però secondo me il manuale è molto bello, il dizionario è molto bello comunque, quindi chi se ne frega. Il nuovo It, brava, il nuovo It era una valida alternativa a The Nun, secondo me. Però ragazzi, cioè, noi stiamo dando le nostre proposte con massimo rispetto per chi ha fatto questa scelta, eh. Non mi sembra così grave. Anche perché sarebbe appunto accanirsi contro questa scelta, rappresenta proprio quello che sto raccontando io del video, cioè fare delle questioni, delle crociate, quindi le crociate sono guerre, quindi io fa non faccio questo riferimento a caso. Faccio de delle crociate per delle cazzate come appunto gli zombie che corrono o non corrono e cosa c'è sulla copertina di un dizionario horror. Quindi ottima, ottima questa scelta, questo suggerimento di Sara di Pennywise del nuovo It, perché rappresenta esattamente quello che abbiamo detto, cioè rappresenta il nuovo, perché è il nuovo It, quindi è appena uscito, è conosciuto da tutti e dà molto l'idea di, appunto, di dizionario aggiornato. Quindi sono d'accordo con te, Sara, assolutamente. Ragazzi, io sono felice che siete stati qua con me. Purtroppo, ecco, c'è questo piccolo difetto di Twitch, che comunque è una grandissima piattaforma, che prima che, almeno per me che ho pochi follower, intanto faccio i complimenti a Ore di Orrore, vi invito a seguirlo, che cavolo, ha già 300 e passa iscritti al suo canale Twitch, però... Lui sta facendo tutto qua, ogni sera, insomma, sta facendo un sacco di live, un sacco di cose ben organizzate, non buttateli alla cazzo. Seguitelo. Sta venendo altra gente che parla di horror su Twitch. Io devo dire che sono felice, perché secondo me lo dobbiamo colonizzare questo posto con persone sane, non persone... invidiose come questi hater che siccome mi mandano le cose gratis, anzi guarda, ve li faccio questi ve li faccio rivedere solo per quelli che sono invidiosi. E niente, dai ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima live. Vi ringrazio. Questa domenica facciamo la live sui film del Fanta Festival, quindi come, un po' come quello che abbiamo fatto per il Trieste, secondo me verrà una bomba. Quindi mi raccomando, partecipate numerosi, cioè numerosi vuol dire i soliti 4-5. Comprate i libri di Blockbuster, perché alla fine, cioè, questo costa 20 euro. 20 euro, comprateli. Questa è una figata galattica, se siete fulciani, pazzi di Fulci. E se li comprate, taggatemi nelle stories, in tutte le cose che fate voi giovani. Che le faccio anch'io in realtà. Grande Fico gli Zombie, seguite Fico gli Zombie, anche lui è qua su Twitch, ti vogliamo di più su Twitch. Ragazzi, vado. Ciao, è stato bellissimo. Grazie mille di essere stati con me. Forza, vai così, dai che ce la fai, dai che ce la fai. Dai.